Vengono fuori state meeting, devono essere eccezionalmente superiori rispetto a questi altri che erano i famosi barbari che Caino non voleva incontrare perché aveva paura di essere massacrato. Ecco. Quelli di prima non sono morti, quindi costituiscono sicuramente materiali genetici di cui noi siamo pieni, forse 80, 90, 100%. Gli altri dove stanno? Ci stanno ancora, sono così con noi, sono una razza. Allora. Superiore che è andato nuovo il diciamo così, che c'è qualcuno che dice noi siamo discendenti Noachiti, quindi discendenti degli Adamiti. No, gli ebrei, alcuni. Quindi di discendenza Noachita, quindi di discendenza geneticamente pura. Visto che questi qui si sono poi, una volta che sono stati cacciati dal Gan Eden, che era a nord della Mesopotamia, quindi questi qui si sono diffusi lì, probabilmente sì. Probabilmente si sono anche fusi, quindi in realtà adesso vedere una razza pura degli Adamiti ho qualche difficoltà, insomma. Esatto. Ok? Mi scusi, volevo chiedere, esemplari femminili dell'eroina? Ce n'erano? Sì. Allora, la Bibbia, siccome è finita in mano ai teologi monoteisti maschilisti, ha tolto ogni presenza femminile che non fosse indispensabile. Ma per esempio, nella comunità ebraica di Elefantina in Egitto conoscevano la compagna di Yahweh, la chiamavano Anat Yab. La stessa compagna di Yahweh era conosciuta dagli ebrei che praticavano, diciamo così, l'arte profetica a Kuntilat Shrut, che è nel nord-est del Negev, dove lì citavano appunto Yahweh e la sua compagna. La cultura ugaritica conosceva Yahweh e la sua compagna, tant'è che dava a chi, da cultura ugaritica Libano, insomma, dava a chi si portava nel sud, che era il posto dove le steppe del Negev, dove regnava il signore della steppa, gli davano degli ostraca, cioè dei cocci benauguranti, dove c'era scritto ti accompagnino nel tuo viaggio Yahweh del Teman, che vuol dire Yahweh del sud, e la sua compagna. Dalla Bibbia la compagna di Yahweh, perché siccome doveva diventare il Dio unico, monoteista, maschile, eccetera, 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 è stata, ma in tutte le altre culture, cioè pensiamo a tutti i Deva indiani, a quante femmine c'erano, pensiamo alle divinità greche, quante femmine c'erano, tra l'altro c'è Platone che racconta nel Crizia del Timeo, cosa interessantissima, quando, sempre nello stesso posto dove parla di Atlantide, eccetera, no? Dice che i sacerdoti egizi di Sais, che sono quelli che hanno raccontato la storia di Atlantide a Solone e poi da lui è arrivato a Platone, e i sacerdoti egizi dicevano a Solone, guardate che in origine la nostra civiltà, cioè Egitto, e la vostra, greca, era affidata alla stessa dea, femmina, Atena. Cioè era lei che aveva avuto il compito di occuparsi di quei territori lì. È nella Bibbia che la presenza femminile è stata completamente eliminata, perché insomma, sappiamo perché, insomma. Ah, così ricominciamo. Era sì. Per siamo arrivati alla domanda. Siccome prima tu hai giustamente ricordato il secondo comandamento, c'è scritto non ti farai immagine né di me né di altri dei. A me piacciono molto le monete antiche, e c'è la moneta antica di Ugarit, se non sì, che sembra rappresentare Yahweh. E ci sono scritto in fenicio Yahweh, le tre consonanti, ed è un signore anziano con la barba su un trono alato, con la guida su un carro che vola, sì. Esatto. Come mai? Sì. Hai già dato la risposta della domanda, l'hanno fatto i fenici, non gli ebrei. Sì, ma volevo dire, come mai agli ebrei ha detto non ti farai mai? È perché evidentemente, come spiegavo prima, forse non voleva essere riconosciuto. Anche perché a lui, Deuteronomio 32, versetto 8, è stata affidata la famiglia di Giacobbe, non gli ebrei. Quella famiglia. Quindi neanche quella del fratello gemello di Giacobbe, quella famiglia lì. Che, come sempre in Deuteronomio 32, c'è scritto che questi vivevano dispersi nel deserto. Quindi probabilmente gli hanno detto, tu pigliati quelli lì e vedi cosa riesci a fare. E lui ha cercato di andarsi a conquistare un posto al sole, cioè quindi dei territori su cui poter vivere degnamente. Però per questo, e se si legge la Bibbia non si capisce, lui lo faceva stando molto attento a non disturbare i potenti. Cioè lui lo faceva, cercavano di prendersi dei pezzettini, nel momento in cui i grandi potenti che regnavano su quel erano distratti o in altre faccende affaccendati.
Tant'è che si dice, ma Mosè ha portato fuori gli ebrei dall'Egitto. No, no. Perché in quel momento lì l'Egitto arrivava fino in Palestina. Quindi non li ha portati fuori dall'Egitto. Egitto dominava fino a lì. Quindi non li ha portati neanche fuori dall'Egitto. Esattamente, esattamente. Poi c'era lì, esattamente. Quindi in realtà, cioè lui ha cercato di prendersi dei territori che erano già stati assegnati ad altri. Ma chi erano questi altri? Questo è bellissimo. Poi immaginate che parlo e vengono in mente miliardi di cose che so che non potrò fare. No, non potrò, no, perché non posso, ma perché non avremo tempo. No, no, posso parlare di tutto quello che mi viene. Sono mentecato. I tre figli di Noè. La Bibbia si occupa dei semiti. Figli, figlie, centinaia di famiglie, finché si arriva uno che si chiama Ever, da cui discendono gli ivri, cioè diciamo formalmente gli ebrei. Facciamo sempre finta che la Bibbia dica il vero, ovviamente, questa è sempre la base. Poi figli, figlie, finché si arriva uno che si chiama Terach, che è padre di Abramo, padre di Nahor e padre di Aran. Abramo ha Isacco, Giacobbe, Esaù. Aran ha il nipote, Nacor ha il nipote che si chiama Labano, che è importante perché poi è quello le cui figlie vengono sposate da Giacobbe. Allora, a Yahweh viene assegnato questo qui. Stop. Non gli ebrei, neanche tutta la famiglia di Abramo. E quando voi leggerete la Bibbia, troverete i nomi dei colleghi di Yahweh a cui sono state assegnate altre parti della famiglia. Perché Lot ha un figlio che si chiama Moab, un altro Ammon. Questo qui viene assegnato a un Elohim che si chiama Kamosh. Questo qui viene assegnato ad un Elohim che si chiama Milcom. I figli di Esaù, Edom e Amalek, hanno uno che si chiama Kosh. Cioè, Milcom, Kamosh, Kosh sono tutti colleghi di Yahweh. Li trovate nella Bibbia, Kosh, e Kosh è un pochettino difficile da togliamolo, va, così almeno siamo tranquilli. Invece, Kamosh e Milcom, chiaramente scritti nella Bibbia. Quindi, tutto il tempo, tutto il racconto biblico è il racconto di come Yahweh, con questi qui, cercava di portare via i territori a questi qui. E l'ordine era sterminateli tutti. Cugini, zii, parenti, primi. Questo è tutto ciò che ha fatto Yahweh per secoli. Sterminare componenti della stessa famiglia che avevano un'unica colpa, arrivo? Stare sui territori che piacevano a lui. E l'unico, siccome non li convinceva ad andare via, l'unico modo era, quando era possibile, sterminare. L'ordine era continuo. Poi c'è un'altra famiglia, che è quella dei Madianiti, discendenti diretti di Abramo. L'ordine è stato a un certo punto, numeri 31, sterminateli tutti. Yahweh è il primo grande, storicamente documentato, antisemita della storia. Tranne le bambine, adesso ne parliamo. Il primo grande documentato antisemita della storia, perché uccideva famiglie di semiti per prendergli i territori. Ismaele è figlio di Abramo attraverso Agar, l'egiziana. Ismaele sarebbe il capostipite degli ismaeliti. A Ismaele viene promesso che il suo popolo diventerà numeroso come la sabbia del deserto, viene anche promesso questo. Se noi guardiamo adesso, sono più numerosi gli ismaeliti o gli ebrei? Quindi la promessa è stata mantenuta con Ismaele, non con gli ebrei. Ma perché erano importanti i territori? Per vivere. Cioè, per chi sta nel deserto, la possibilità di avere un territorio ricco di pascoli di acqua è... Bisogni primari. Allora, questo è il discorso. Per cui
Yahweh ha avuto questi, questi altri sono stati assegnati ad altri. Io mi immagino, però questa è una cosa che immagino io, quindi buttatela via subito, non è scritta nella Bibbia, invece questo sì, questo è tutto scritto nella Bibbia, che quel famoso El Shaddai poteva essere il padre di questi che ha diviso la famiglia tra i suoi figli e ha detto a Yahweh: tu ti prendi Giacobbe, a Camosh tu ti prendi Moab, a Milcom tu ti prendi Ammon e fate quel che volete. Però questo è un pensiero mio, quindi buttatelo via subito. Sono fratelli. Dunque c'era il signore lì che era prima, aveva alzato, sì, alzato la mano, prego. Lei parla dal punto di vista materialistico. Sì, 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 ah, solo io con lo strisce nella polvere. Sì, no, la lascio andare. No, ma è vero, così. Sì. È anni che la seguo, no? Ci sono tanti paralleli, vengono da un libro che ho letto alla fine degli anni 60, che era Il Mattino dei Maghi, su fino a un grande svizzero che pochi conoscono, che era Erich von Däniken, Erich von Däniken, Zaccaria Sinci, eccetera, eccetera. Nei suoi libri non ho mai visto un accenno oggi, e glielo chiedo, alla figura di Akhenaton, il faraone monoteista. Che è strabiblica, quindi non... Però sì. Qualcuno sostiene che potrebbe essere di Mosè. Mosè. Lo so, lo so. Lo so. Le dico questo. Nei Targumim, che sono la Bibbia scritta in aramaico, studiata dai fratelli Roger e Messod Sabbah, di famiglia rabbinica, dove nella Bibbia dei Masoreti, cioè quella che abbiamo noi, diciamo così, Mosè è definito figlio degli Ivrim, cioè figlio degli ebrei, lì nei Targumim è definito figli degli Yehudim, che era il termine con il quale si indicava i sacerdoti egizi del culto di Akhenaton. Quindi, secondo quella Bibbia lì, la Bibbia scritta in aramaico, Mosè era un egiziano di famiglia sacerdotale, quindi non il faraone, ma di famiglia sacerdotale. Quindi può darsi che tutta una serie di cose lui le abbia prese appunto in questa sua preparazione che aveva. E la cosa interessante è che nei Targumim, per esempio, si rileva che quelli che sono usciti dall'Egitto non erano assolutamente ebrei. Ma c'è una cosa curiosa che si rileva anche nella Bibbia. Spero di trovarla. Allora, in Esodo 32, quando fanno il vitello d'oro, vedete Mosè è su sulla montagna, no? Siccome non lo vedono tornare, allora il popolo si rivolge ad Aronne, che sarebbe il sommo sacerdote. Ora dobbiamo sapere che i sacerdoti, allora, noi purtroppo usiamo il termine sacerdote fuorviante, perché noi immediatamente viene in mente la figura nostra, no? Cioè del sacerdote che deve occuparsi della nostra anima, no? I Coanim avevano il compito di occuparsi dei beni e degli interessi dei governanti, non delle anime dei fedeli, anime che non c'erano. E allora il popolo si rivolge ad Aronne e gli dice, plurale, facci degli Elohim che ci conducano nella via. Aronne, invece di svolgere quello che doveva essere il suo ruolo, di difendere la figura di Yahweh, dice benissimo che datemi tutto l'oro che avete, che fonde il vitello. E questi cominciano ad adorarlo. Perché? Perché gli Elohim egiziani potevano essere rappresentati, Yahweh no. Ma qui c'è una cosa bellissima. Allora Yahweh si accorge di questo. Tra l'altro questa roba qui me l'ha fatta notare una ebrea di un gruppo di studi di Roma. Mi ha detto: leggiti quella parte lì, guarda quanto è interessante. Allora Yahweh disse a Mosè: va, scendi, perché il tuo popolo che hai fatto uscire dalla terra d'Egitto si è pervertito. Non il mio, lui, Israele, era sempre il suo popolo. Invece dice a Mosè: il tuo. Si sono allontanati presto dalla strada che avevo prescritto. Si sono fatti un vitello fuso, si sono prostrati davanti ad esso e hanno detto a Israele:
ecco i tuoi Elohim che ti hanno fatto uscire dalla terra d'Egitto. Cioè qui Yahweh dice a Mosè, il tuo popolo, quello che tu ti sei portato dietro, ha fatto fare un vitello d'oro e dice a Israele, quelli sono gli Elohim. Cioè qui c'è la netta distinzione tra due popoli, quello di Mosè e quello di Israele. E Yahweh dice a Mosè, ho visto ed è un popolo dalla dura cervice, ora lasciami fare, la mia ira si accende contro di loro e li divora, cioè io quelli li ammazzo, mentre degli altri faccio una grande nazione. Mosè gli dice, no, e lui non lo fa, perché lui doveva contare su Mosè, quindi non poteva contraddirlo. Mosè gli dice di no e lui non lo fa. Interessantissima questa roba qui, affascinante. Lo chiedo scusa, ma c'era prima, no, Lili che c'era già da un po' che... Sì, no, infatti... Poi oggi ci siamo trovati prima, ho pure offerto un toast, come faccio a farlo spiegare? Cinese. Eh? Cinese. Ma cinese con una... Sì, vabbè. Infatti anche Adon non era mica uno stinco di santo, perché poi dopo... morto lui, non si sa come è morto, probabilmente l'hanno fatto anche fuori, lui aveva fatto una specie di grande rivoluzione religiosa. Sì. E probabilmente se non ci fosse stato lui non ci sarebbe stato Mosè che scappava con tutta la casta sacerdote. Anche perché, come dicevo prima, nei libri di Ginsberg addirittura si dice che faraoni li ha seguiti per essere sicuri che se ne andassero, quindi magari erano persone forse non desiderate. La parte vecchia del culto. Tant'è che loro volevano tornare indietro, e questo passo qui che ho letto adesso fa proprio pensare ad una forza militare che Mosè si è portato per impedire ogni ribellione. Tant'è che quando lui adesso, in questo momento, lui dice a Yahweh non lo fare, qui ci pensa lui e dà ordine ai suoi e ne uccidono 3.000. Cioè, e tutti i potenziali ribelli. Questo era l'amore di... La domanda è... Quindi la ricompensa di tutto questo gran sbattimento che ha fatto Mosè è stato quello che poi alla fine se lo portano via. Direi di sì. Anche gli altri che hanno portato via, adesso mi pare che era Enoch e Elia. Elia. Non hanno portato via nessun altro poi dopo. Perché hanno portato via loro e quali sono i meriti che hanno scelto loro? Beh, Enoch era stato scelto, purtroppo non si... Cioè, la Bibbia non è che ci dice con precisione quali erano i meriti per i quali questi qui si sono portati via. La Bibbia si dice che Enoch andava avanti e indietro con gli un patriarca prediluviano e andava avanti e indietro con gli Elohim fino a quando gli Elohim se lo sono portato via e mai più nessuno l'ha visto. Di Elia si dice, questo l'ho analizzato in uno dei miei libri, non mi ricordo in quale, che lui doveva andare in un certo posto che era Bethel, cioè la casa di El, perché lì un Ruach lo avrebbe portato via. Difatti cos'è avvenuto? Il discorso di Mosè è un discorso molto interessante, perché sappiamo che Mosè nessuno l'ha visto morire. Cioè quando stanno per iniziare la conquista della Terra Santa, chiamiamola così per la Terra Promessa, Mosè la guarda e dice a me non è permesso di entrare, e con i suoi due fedelissimi, Giosuè e Eleazar, se ne va a morire nel territorio di Moab. Ma se ne va a morire nel senso che nessuno lo vede morire. E la cosa strana è che Mosè, che è un grande fondatore del popolo, non ha neanche un mausoleo, una tomba su cui il popolo possa andare a riservargli gli onori dovuti a ogni fondatore di nazioni. Giuseppe Flavio, nel suo libro Antichità, Giuseppe Flavio, storico giudeo romano, nel suo libro Antichità Giudaica, che riprende tutta la Bibbia, scrive una cosa interessantissima. Dice Mosè, appunto, dopo aver guardato la terra promessa, se ne va nelle valli di Moab con Giosuè e Eleazar. Giunto nelle valli di Moab arrivò una nube che se lo portò via. Ora la nube nella Bibbia è uno dei termini con i quali si indicavano gli oggetti su cui si spostavano gli Elohim. Per esempio in Esodo 16 c'è bellissima una scena, Esodo 16:10, chi ha la Bibbia se non lo può vedere, dove Aronne sta parlando al popolo. A un certo punto tutti si voltano verso il deserto e dicono e vedono il Kavod di Yahweh comparire nella nube. Cioè, quindi per vedere il Kavod di Yahweh si devono girare e lo vedono arrivare, del tipo è là che arriva, eccetera. Allora la nube indicava appunto queste cose qui, questi arrivi. Tra l'altro, per esempio, nel dizionario di
etimologico di ebraico biblico pubblicato dall'Università di Haifa, si dice che il termine Anan, che indica nome, ha nel suo significato originario della radice un qualcosa che si presenta rapidamente alla vista ed un qualcosa che produce un rumore sommesso e continuo. Cioè un qualcosa che arriva facendo... Giuseppe Flavio dice: Mosè fu portato via dalla nube e fu costretto a scrivere che era morto perché nessuno potesse dire che se n'era andato con le divinità. Perché sarebbe stato un problema. È bellissima questa roba qui. E sapete tutti la storia di Gesù quando vive la cosiddetta trasfigurazione? No? Quando lui, insomma, appare ai suoi discepoli in una veste completamente diversa. Chi è che gli si presenta lì? Mosè ed Elia, due non morti. Cioè due che sono stati portati via dagli Elohim. Bellissima questa roba qui, eh? Cioè, facendo i ragionamenti da mente gatto, quindi in assoluta libertà, si possono mettere assieme le cose senza dover inventare nulla. Questa è una cosa stupenda, perché non c'è bisogno di inventare nulla. Basta ricordare bene ciò che si legge, tenerlo a mente e poi metterlo assieme, tutto lì. E si vede se facendo finta che sia vero, questa cosa assume un senso oppure no. Se non assume un senso, la si butta via. Se invece assume un senso, la si tiene e ci si ragiona sopra. Tutto lì. Non si tratta di dire: ah no, quella verità là la buttiamo via perché adesso la verità è questa. No, io non so dove stia la verità. Magari, no, magari no, perché poi mi annoierei. Per fortuna non so dove sta la verità. E quindi faccio i ragionamenti da mente gatto. Però ci sono tutta una serie di cose che veramente, messe assieme, assumono un significato che è, non so se è vero, ma sicuramente coerente. Tutto lì. Tutto lì. Questo è, sì, prego. Ma dopo Gesù, di fatto, non ci sarebbero più state, chiamiamo le apparizioni, chiamiamo i segni, presenze di questo tipo? Maometto, Gabriele. Un Gabriele va a parlare a Maometto. Quindi 2000 anni. E certi metodi lì sono uguali a quelli della Bibbia, Cioè, quando io sento parlare di... della barbarie e della guerra santa dell'Isis. Che cavolo l'ho messo? Cioè sto distribuendo tutta... Ah, distribuendo tutta la roba in giro. Quando sento parlare della barbarie e della guerra santa dell'Isis, non posso fare a meno di pensare a questa pagina qui della Bibbia di Famiglia Cristiana, la guerra santa contro i Madianiti. L'ordine era sterminateli tutti. Che differenza c'è? Arrivo. Che adesso poi, allora facciamo così, rispondo alle domande. Ah, c'era anche qui, sì, ok. No, lì dietro di lei. Funziona? C'è stato un archeologo che si chiamava Petri all'inizio del Novecento, che è andato nel Sinai, dove c'era la montagna lì di Mosè, e lì c'è un tempio, e si è accorto che questo tempio aveva un sacco di costruzioni interne che non avevano niente a che fare con un tempio, e ha scoperto delle anfore con dentro, non so, dicono una cinquantina di tonnellate di una polvere bianca, che pare che sia quella polvere bianca che usavano i oro monoatomico. L'oro monoatomico. E questo oro monoatomico in laboratorio ha una facoltà che quando lo prendi e lo vedi come una pallina, se lo metti su un piano e gli dai una martellata, si frantuma. E guarda caso, il vitello d'oro che hanno fatto nella cosa, quando lui viene disciolto dell'acqua. No, l'ha frantumato. Sì, frantumato e poi disciolto nell'acqua. E in più, nel tempio di Salomone, ci sono le stesse cose, le vasche e tutto quanto, e pare che quello sia un tempio dove venisse prodotta quella polvere d'oro che ha delle facoltà come nutrimento, veniva usata lungimiranti, di saggezza e di tutto questo. Hai qualche cosa in questa direzione? Allora, questi sono studi molto specialistici e diciamo nella Bibbia c'è
come dire, possibile trovare soltanto quei cenerini, no? A cui hai fatto riferimento tu. Quindi si parla di questo oro monatomico, che sarebbe uno degli alimenti che serve appunto per tenere, insomma, il nostro corpo entro certe situazioni, quindi garantire anche lì la lunga vita, eccetera. Lo chiamavano, lo chiamavano anche il pane della vita. Sì, esatto, il pane del, non a caso, appunto. Facciamo un altro ragionamento da mentecatto che è interessantissimo. A tutti noi, per la vita quotidiana, a che cosa per noi, a che cosa serve l'oro? A niente. Tutti i racconti antichi ci dicono che quando c'era l'età dell'oro, gli dèi camminavano con gli uomini e gli dèi erano qui per cercare l'oro. Voi pensate a un uomo del paleolitico che mentre cammina, magari sui bordi di un fiume, vede una robettina luccicare. Secondo voi come fa a venirgli in mente che dunque quella robettina lì, se io la prendo, riesco a estrarla, la metto assieme a centinaia di migliaia di altre robettine grosse così, poi la faccio fondere, poi mi fa... Ma come può venire in mente? Non verrebbe in mente neppure a uno di noi. Perché tanto non sapremmo neppure come fare a tirarla fuori. Ma com'è possibile che nel paleolitico ci fosse questa corsa all'oro attribuita agli dèi? Perché l'oro serve alla tecnologia, alla vita quotidiana, non serve a niente, a niente. Ma neppure, cioè, per gli eserciti, gli ittiti, perché sono diventati potenti? Perché hanno imparato a lavorare il ferro, quello lì sì che serve. E tra l'altro il nome del ferro indica una cosa che viene dall'alto, chissà come mai, guarda caso, che viene dall'alto. Ma loro non serve niente, prendete due, fate due spade d'oro e fateli combattere, al terzo colpo le due spade sono piegate, non serve niente loro. Per gli dèi era importantissimo, ci rivestivano tutto quello che usavano. Cioè l'oro serve a chi ha tutta una serie di conoscenze, agli altri non serve a niente, a niente. Tant'è che nel nostro caso, semmai, lo tesaurizziamo, nel senso che ci compriamo i lingottini per tenerli lì come risparmio, o compriamo le collane, ma tutti noi possiamo vivere senza collane e senza lingottini d'oro. Magari avremo qualche difficoltà con i cellulari, perché magari dentro ce n'è un pochettino, ma appunto perché l'oro serve nella tecnologia, non per la vita quotidiana. Quindi a nessun uomo del paleolitico sarebbe mai venuto in mente, intanto poi non avrebbe avuto le capacità, per tirar fuori quella roba lì e pensare cosa farne. Non esiste. Cioè c'è una spiegazione precisa. L'oro serviva a quelli là. Che poi quell'oro monoatomico è un superconduttore a temperatura, esatto, ambiente, vuol, esatto, dire che non deve essere raffreddato. Infatti serve la tecnologia. E pare che se si prende la massa e la si riduce al minimo, non so se è il 5% o che cosa, è materiale monoatomico, cioè dei 5 dei metalli nobili, oro, platino, iridio e quegli altri. Quindi che ha a che fare con la nostra lungimiranza, sì, con la cioè nostra... proprio a ulteriore conferma del fatto che già noi non sapremmo, ma pensiamo all'uomo primitivo, dell'oro non se ne faceva nulla, non esiste neanche la più lontana possibilità che a qualcuno di loro possa essere venuto in mente di... Io, ma tutto coerente, la secolare, ma quello che mi chiedo, in 2000 anni di gente che studia Bibbia, biblisti, così, ci sarà stati altri... Un sacco. Altri biglino. Un sacco. O mentecatti. Una cosa è sapere, una cosa è avere l'incoscienza di raccontare così, le garantisco che non è ma facile. Ma ce ne sono attualmente? Eh? Ce ne sono altri sulla terra? Sì. che mi parlano pure. Però ripeto, una cosa è sapere, l'altra cosa è mettersi in gioco. Alla Giordano Bruno. Nel senso che io ho perso il lavoro in 30 secondi, eh? 30 secondi. Anche Vaticano. Cioè stare. Vabbè, niente, va bene così. Cioè, ognuno fa le sue scelte nella vita, io ho fatto questa. Ok. Va bene? Grazie.
com'erano un po', l'abbiamo capito, che fine hanno fatto, so che alla fine sono andati via, per quale motivo? Forse. 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 E se no, dove sono? Io per esempio sono uno che è rimasto qui. Ritardatario. Ah, ecco la verità. Cosa sappiamo? Io so già cosa mi costerà in rete questa affermazione. Quindi c'è qualche dato in più? Allora. Anche attualizzato. Diciamo così. Facciamo un legame con tutti quelli che sanno la storia antica, quindi nella massoneria ovviamente la si conosce, quindi c'è un legame. Poi diciamo che il legame più forte è quello che il sistema finanziario che ci governa è quello scritto nella Bibbia, descritto nella Bibbia. Perfetto, applicato proprio alla perfezione. Dove appunto si dice chiaramente voi non presterete mai, cioè non vi farete mai prestare denaro dalle nazioni, voi lo presterete alle nazioni perché chi presta è padrone e chi riceve il prestito è schiavo. Quindi perfetto. Quindi diciamo il potere ce l'ha chi ha in mano il controllo di questa leva, che è quella che determina i padroni. Poi che uno sia ebreo, massone, insomma voglio dire, chi ha in mano quella leva controlla tutto. Cioè nel momento in cui io stampo un pezzo di carta e lo do a, che vale 100, lo do a te a 100,01, lì è cominciata la schiavitù, perché poi quello lo deve dare all'altro a 100,02, il quale lo darà all'altro a 100,04 ed è cominciata la schiavitù. Quindi, e che vale fino a che noi diciamo sì, quel pezzo di carta ha valore, altrimenti uno potrebbe anche dire pezzo di carta mangiatelo tu, io mi mangio le patate, mangio il pezzo di carta. Questi sono altri discorsi, però Giuseppe Flavio ci dice che nel 70 d.C., quando i Romani arrivano a Gerusalemme, la città di Gerusalemme viene circondata da carri celesti tra le nubi, e poi se ne vanno. Tacito ci racconta esattamente, perché Giuseppe Flavio, Tacito ci racconta esattamente la stessa storia, l'ho messa nel libro Il Falso Testamento, che è lì. Tacito ci dice che quando i Romani arrivano a Gerusalemme nel 70 d.C., la città di Gerusalemme viene circondata da carri tra le nubi e dall'alto una voce diceva le divinità se ne vanno. Plinio il Vecchio ci racconta che al tempo delle guerre cimbriche, quindi tra il 110 e il 100 avanti Cristo, sopra i cieli dell'Umbria, è stata combattuta una battaglia tra due schiere di carri celesti, una che arrivava da est, una da oriente e l'altra da occidente, e quella che arrivava da occidente è stata sconfitta. Solo che sono cose che, come dire, neppure nei licei vengono dette, perché poi se uno ti dà quella versione lì da tradurre, poi allo studente viene in mente, ma come mai Tacito ci dice che c'erano, e poi chi gliela spiega quella roba lì? E allora, come dire, io le ho riportate tutte. Le ho riportate tutte con le citazioni esatte, quindi si trovano nel libro, proprio in quel libro lì, nel Falso Testamento. Strabone ci racconta delle divinità dei Celti che avevano le stesse esigenze degli Elohim. Lui non dice che avevano le stesse esigenze degli Elohim biblici, ma ci racconta le esigenze che avevano le divinità dei Celti, sono uguali a quelle che sono descritte nella Bibbia, cioè volevano usare il fumo della carne bruciata, per questo loro bruciavano i prigionieri, non perché fossero così crudeli, tant'è che siccome i prigionieri urlavano, poveretti, allora loro cantavano per non sentire le urla, però li bruciavano perché i loro dei volevano usare il fumo di quella carne bruciata, esattamente come gli Elohim biblici, esattamente come i teoi omerici, tutti uguali, c'è nessuna differenza. Padre Barry Downing, che è un teologo protestante, quindi credente, esercita il suo ministero evangelico, è laureato in fisica ed è specializzato nei rapporti tra scienza e religione. Lui nei suoi libri scrive in assoluta tranquillità che la religione mosaica è nata dall'incontro tra quel popolo e macchine volanti guidate da esseri intelligenti. E lui dice che gli Elohim sono qui e stanno governando tutto. Il giorno che si scoprisse che è così, io non me ne stupirei. Assolutamente. Sì. Che affinità c'è fra Elohim, Enki, Enoch e il pianeta Nibiru?
qui stiamo facendo. Credo che poi su quello. Parliamo di questi extraterrestri, coloro che hanno mutato il DNA, perché il succo poi è quello. La Bibbia, come dice lei. Allora, come affinità possiamo dire che Elohim e Anunna o Anunnaki, secondo il termine sumero-accadico, paiono essere la stessa cosa. Gli Anunna e Anunnaki sono appunto il termine sumero-accadico, soprattutto sumero, nelle lingue semitiche orientali questi sono chiamati Ilu o Ilanu, nelle lingue semitiche occidentali diventano El o Elohim, nell'Islam è Allah, è esattamente la stessa cosa. Enki era uno di loro, era uno dei due figli del capo dell'impero, quindi è uno di questi, uno un po' meno potente del fratello Enlil, che era un grado leggermente superiore. Il discorso di Nibiru è un discorso sul quale si sta studiando molto, lo si sta ricercando sempre di più. Qualcuno dice di averlo già visto, o comunque di averne visto, misurato la presenza in funzione, insomma, delle perturbazioni che crea nello spazio, eccetera, e quindi su questo rimaniamo in attesa. C'è chi dice che Nibiru era una colossale astronave che ha stazionato per secoli nei cieli del pianeta solare, con dentro circa 1 milione di abitanti. Avevano bisogno di questo oro. Esattamente, esattamente. Io questo ovviamente non so dirlo, perché non ho, cioè io, come dire, dalla Bibbia capisco che gli Elohim, insomma, avevano queste macchine volanti, cioè, dopodiché di lì in avanti, ecco, dove andavano, non lo so. Se abbiamo tempo vi racconto una curiosità. Sì. Abbiamo tempo. Del Salmo 24, tra l'altro leggete i salmi, così leggendoli capirete che non sono quelle preghierine dolci che ci vengono presentate e che vengono usate come tali, ma sono dei canti di guerra, canti nei quali quel popolo inneggia e osanna al suo comandante. Nei salmi c'è scritto, poi arriviamo alla curiosità, giusto per darvi un'idea, nei salmi c'è scritto per esempio una cosa che chi va a messa la sente ripetere molte volte, no? La misericordia di Dio è eterna, e che è una citazione del Salmo 136, dove questa frase qui c'è più di 20 volte. Il Papa ha scritto un libro, Il nome di Dio e misericordia, eccetera, eccetera, eccetera. Ed è vero che c'è scritto, Salmo 136. Egli colpì l'Egitto nei suoi primogeniti, perché è eterno il suo amore. Cioè, ha ucciso i primogeniti d'Egitto perché il suo amore è eterno. Fece uscire Israele di mezzo a loro, perché è eterno il suo amore. Divise il mare in parti, perché è eterno il suo amore. Fece passare, eccetera, eccetera. Travolse il faraone e il suo esercito nel mare, perché è eterno il suo amore. Fece camminare il suo popolo nel deserto, perché è eterno. Colpì grandi re, perché è eterno il suo amore. Uccise re potenti, perché è eterno il suo amore. Poi c'è tutto l'elenco. Diede la loro terra in eredità, perché è eterno il suo amore. In eredità a Israele suo servo, perché è eterno il suo amore. Cioè, l'amore di Dio è eterno, perché uccide i nemici di Israele, gli toglie le terre e le dà a Israele. Leggeteli i salmi, per favore, leggeteli. Subito dopo, figlia di Babilonia, votata alla distruzione, beato chi ti ricambierà quanto tu hai fatto a noi, beato chi prenderà i tuoi piccoli e li sfracellerà contro la roccia. Beato. Un libro d'amore. È un libro d'amore la Bibbia. È un libro di amore di Israele, di Yahvé per i suoi. Punto. Di amore. Di amore finché ubbidivano, perché quando non ubbidivano li ammazzava. Quindi, comunque, il Signore è il mio pastore. Questo qui la conoscete tutti, no? Oppure quest'altro, ti amo Signore mia forza, Signore mia roccia, mia fortezza, mio liberatore, mio Dio, mia rupe in cui mi rifugio, mio scudo, mia potente salvezza, mio baluardo. Siamo nello stesso salmo, eh? 18.
Ho inseguito i miei nemici e li ho raggiunti, e non sono tornato senza averli annientati. Tu mi hai cinto di forza per la battaglia, hai piegato sotto di me i miei avversari, hai fatto voltare le spalle ai miei nemici e io ho sterminato quelli che mi odiavano. All'udirmi essi mi obbediscono, gli stranieri si inchinano davanti a me, cadono esausti gli stranieri ed escono trepidanti dai loro rifugi. Io inneggio, sia esaltato il Dio della mia salvezza, il Dio che mi ha accordato la vendetta e sotto di me ha soggiogato i popoli. Salmo 18. In chiesa vi leggono i primi quattro versetti, poi si fermano. Leggeteli tutti per cortesia. Leggeteli i salmi, perché sono così. I salmi sono inni di quel popolo al loro comandante militare. È tutto coerente. E questo è il fatto. Prego. La mia domanda era proprio su questo. Poi andiamo al Salmo 24, eh? A luce di tutti questi fatti, si può attribuire la nascita del comunismo giudaico vero e proprio, quindi quello con le conseguenze cristiane e islamico, alla cattività babilonese, quindi all'esilio babilonese, al loro ritorno, e quindi forse l'associazione Lil, il diluvio universale e il sì, deserto? Si può attribuire l'inizio dell'elaborazione del monoteismo israelitico appunto al alla cattività babilonese, al momento del ritorno, quando il sacerdozio di Gerusalemme ha preso in mano il potere, ha esautorato ogni potere laico, difatti non ci sono più stati, cioè i re che c'erano prima di Giuda, di Israele, e ha detto: noi siamo gli intermediari con l'unico, prima il più grande, e poi da più grande è stato fatto diventare l'unico. Quindi è un'opera precisa della casta sacerdotale. Ma quindi mi chiedevo il termine alleluia, si potrebbe anche... Vuol dire alleluia, alleluia, è un imperativo, lodate ia. Si potrebbe attribuire, diciamo, a quello che vuole gli estremisti islamici, delle cose islamiche. Allora, esatto. Si può, cioè, la radice è quella, La radice è quella. Però adesso ah, già, una cosa velocissima. Dovevo dire dei madianiti, vabbè. No, volevo giusto chiedere. Lei aveva detto che quindi El è l'abbreviazione di Elohim, o di Eloah. No, non l'abbreviazione, singolare, una forma singolare. Sì, El. Sì. Volevo dire, come mai Elion si scrive con la im e poi dopo la men? Perché Elion parte da un'altra radice. Non è la stessa. No. El è con l'Alef, Elion è con la im. Infatti quello volevo dire. Perché Al significa in alto, quindi El è una cosa. Cioè proprio due radici completamente diverse. Quindi Elion non è assolutamente collegabile al discorso El o Elohim. Si scrive con la E. Esatto, Elion vuol dire Al, quello che sta sopra gli altri. Cioè il comandante. Quindi El, Elion. Vuol dire El, quello che sta sopra. Ma Elion come termine non ha nulla a che vedere con El. È semmai un attributo di un El. È l'attributo del comandante, degli Elohim. Potrebbe, okay? Quindi corrispondere a Anu. Cioè... Anu, esatto. Anu, quello che sta in alto. Enki chi sarebbe? Ah no, io non faccio identificazioni tra, perché è difficilissimo. No, chiedo se c'è un personaggio che corrisponde al... Se vogliamo provare a fare delle identificazioni potremmo dire Yahweh con Ishkur, però... Perché poi col monoteismo si mettono insieme. Lo so, infatti. Però... Non si può dire... Cioè lì si lavora veramente di fantasia, quindi preferisco non farlo. Però se volessi fare un'identificazione direi forse Yahweh con Ishkur, signore della montagna. Il Salmo 24 è quello che Monsignor Corrado Balducci, che era il monsignore del Vaticano che si occupava appunto di esobiologia, utilizzava per dire, lo trovate su YouTube, per dire che la Bibbia conosceva gli extraterrestri. E lui citava i primi versetti. A Yahweh appartiene la terra e quanto contiene, il mondo e quanti via. E lì tra l'altro è qui che c'è questo anche. Insomma, la prima parola che vi ho scritto è Tevel. Quindi lui, Monsignor Balducci, diceva, qui c'è c'è la distinzione netta tra la Terra e il mondo, la Terra con i suoi abitanti e il resto dell'universo con i suoi abitanti. Poi, nella parte finale, c'è un inno a Yahweh e si dice, chi è questo re della gloria? Ora, gloria è il termine con cui viene sempre tradotta la parola ebraica kavod, che io lascerei da tradurre, perché è meglio. Poi se abbiamo tempo ne parliamo perché è molto curioso. Chi è questo re del Kavod? Yahweh, il forte, l'eroe,
Yahweh, l'eroe in battaglia. Sollevate porte i vostri architravi, innalzatevi porte eterne, perché entra il re del Kavod. Chi è questo re del Kavod? Yahweh degli eserciti, lui è il re del Kavod, o il signore del Kavod. Ora, Kavod è l'arma e il mezzo con cui lui si spostava. Qui c'è questo discorso interessantissimo che stiamo analizzando col dottor Massimo Barbetta, che è un esperto di geroglifici e racconti egizi, dove si parla, e qui in ebraico tra l'altro ci sono due termini diversi per le porte, si dà un ordine a delle porte di alzarsi, di sollevarsi, sollevare le parti alte, perché deve entrare il re del Kavod. E ci sono due tipi di porte, chiamate in ebraico con due modi diversi, delle porte iniziali e delle porte finali, come se uno dovesse entrare di qui e andare da un'altra parte. Ora qui il termine eterne corrisponde a quel olam che abbiamo visto all'inizio della conferenza, sapete, quello che non si deve tradurre con eternità. E dicevo che nella letteratura ebraica extrabiblica olam significa luogo non conosciuto, non tempo non conosciuto. Quindi qui pare che si parli di porte che si aprono su un luogo non conosciuto. E si dice che il re del Kavod passa attraverso queste porte e arriva nel luogo non conosciuto, nel senso che gli uomini non sanno dove vanno gli Elohim. Il dottor Massimo Barbetta, col quale stiamo lavorando da mesi su questo, sta venendo fuori degli sviluppi interessantissimi che poi pubblicheremo, faceva notare che nei racconti egizi si parla dei viaggi di Ra. E Ra viaggiava dentro un tunnel che aveva delle porte iniziali, delle porte finali, e dentro quel tunnel viaggiava ad una velocità elevatissima che però non dipendeva da lui. Cioè entrava e rapidissimamente finiva da un'altra parte, un luogo non conosciuto. Quindi se questo salmo qui che parla degli abitanti della terra, degli abitanti dell'universo, alla fine dà ordine a delle porte di aprirsi perché deve passare il re del Kavod che va, e che non sono quindi porte eterne, cioè porte Petachim Leolam, ma sono porte per il luogo non conosciuto, qui farebbe pensare, tanto sono un mentecatto quindi lo posso dire, a dei sistemi di viaggio molto particolari che portavano questi Elohim al loro luogo, che era un luogo per gli umani non conosciuto. Chissà, l'occhio di Ra è sì, esatto. E quindi diciamo ci sono queste cose qui che si aprono, o comunque che aprono la mente a possibilità ancora diverse e molto affascinanti. Molto affascinanti perché creano collegamenti con altri racconti che fanno pensare appunto a porte che si aprono, io che entro, faccio un percorso e dall'altra parte altre porte che si aprono e arrivo in un luogo che non è conosciuto. Sapete che c'è, se voi guardate le lezioni di Kabbalah del rabbino Ariel Ben Nun, uno dei più famosi cabalisti contemporanei, sapete cosa dice lui? Che prima di essere qui, in sostanza la vita era in un sistema dove la luce poteva essere fissata, guardata con gli occhi, ed è la luce fredda delle nane bianche. E le nane bianche, sapete che è l'ultimo periodo di vita di una stella. Quindi un sistema planetario che sta attorno alla nana bianca è destinato. E allora questo Ariel Ben-Nun, cabalista, dice che la vita è stata impacchettata come una conserva e portata qui nel sistema solare. Cioè, la nostra storia deve essere immensamente più affascinante di quella che ci è stata raccontata, ma immensamente più affascinante. Basta, chiedo scusa ma c'era prima là, basta tenere la mente aperta alle possibilità, no? Cioè, l'importante è non chiudere la mente, non dire quindi ho la nuova verità, no, la nuova verità, boh, ci sarà, poi va bene. L'importante è avere la curiosità per cose di fronte alle quali però io vedo ci sono delle chiusure pregiudiziali, cioè no, quella roba lì è una stronzata, ma non parliamo, no, 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 calma, calma. Pensa un attimo alla storia che ci è stata raccontata prima di dire quella roba lì, cioè parlare di extraterrestri, ma per carità, una stupidaggine incredibile. Ma, insomma, a noi è stato raccontato che c'è un Dio
era intranquillo. Poi a un certo punto gli viene voglia di creare l'universo. Quindi c'è un Dio prima dell'universo e un Dio dopo l'universo. Quindi c'è un universo che è esterno rispetto a Dio. E quindi già, come dice qui il, come dicono molti teologi, questa qui sarebbe la prima sconfitta di Dio, come Sergio Guizio per esempio, ma comunque lasciamo stare. Poi dopo un po' passano un po' di miliardi di anni e questo Dio gli dice: ma sì, facciamo uno che mi serva e che mi ami e che bisogno ne ha. Comunque lo fa. Lo fa e dice: però gli do delle regole e se poi non le rispetta lo punisco. Ma lui che è onnisciente già sa che non le rispetta, no? E quindi questo qui non le rispetta e lo punisce e gli dice: io ti avevo creato eterno, adesso morirai. Pensate cosa vuol dire a uno che è stato creato eterno e che non ha mai visto nessuno morire dirgli: tu morirai. Uno dice: che vuol dire? Ce lo ripetono anche adesso quando... Cioè, come dire, uno che non sa che cos'è la morte, perché non esiste la morte, non può capire qual è la punizione, ma comunque va bene così, ok, morirà, bene. Quindi questo qui comincia a morire. Poi passano alcune migliaia di anni e questo Dio dice: ma sì, dai, adesso gli do la possibilità di nuovo di riconquistare la vita eterna. Intanto ne sono morti alcune centinaia di migliaia o milioni. E per dargli la possibilità della vita eterna cosa faccio? Ma mando giù mio figlio in modo che lo ammazzino. Perché se lo ammazzano io lo posso far resuscitare e attraverso questo... Però come posso fare a mandare mio figlio? Ma facciamo così, mando giù la terza parte di me, che è lo spirito, a mettere incinta una ragazza, ma facendo in modo che rimanga vergine. E va bene. Poi questo qui nasce. Questo qui, Dio ha la fortuna che lo ammazzano veramente, perché pensate se non l'avessero condannato a morte, sarebbe saltato tutto il piano. Però lui che è onnisciente già sapeva che lo avrebbero condannato a morte, quindi le cose andavano bene così. Quindi viene condannato a morte. Per fortuna gli ebrei lo hanno trucidato e ammazzato, quindi gli ebrei hanno reso possibile il disegno di Dio, quindi bisognerebbe fare santo il popolo ebraico e santo il popolo romano che ha condannato a morte Gesù, perché se non avesse condannato a morte il piano di Dio sarebbe saltato in aria, o no? Perché il piano di Dio prevede morte e resurrezione di Cristo. Se non c'è morte, cioè se gli ebrei non lo ammazzano, col cavolo che lui lo fa risorgere. Quindi devono fare santo il popolo ebraico e santo Pilato e Giuda, ovviamente. Dopodiché non basta, per essere salvi bisogna mangiare la carne di quel Dio che è stato ammazzato. Questo è ciò che ci viene raccontato e si dice: se parli degli alieni sei un coglione. C'era una mano alzata, ecco, sì, sì. Volevo fare una domanda. Mano alzata per chiedere la parola, ma sì, ok. Allora c'era là anche, sì. Facciamo così, dai, uno sì, prego. Volevo fare una domanda che riguarda i sacrifici. Volevo leggere per versetti velocemente. Geremia sembrerebbe mostrare un via lei diverso da quello che sì. abbiamo raccontato. Cioè, non solo Geremia, sì. Sì, nel 7:31 direbbe: mangiatevi pure tutta la carne dei vostri sacrifici, anche quella che siete soliti bruciare completamente in mio nome. Quando feci uscire i vostri antenati dall'Egitto, non parlai affatto di questi sacrifici, non diedi nessun ordine a riguardo. Una sola cosa ho comandato: ascoltate la mia voce. Un altro, questo è 31, nella valle di Ben-Hinnom hanno costruito un luogo sacro chiamato Tofet per bruciare i loro figli e le loro figlie in sacrificio. Io non ho mai comandato niente di simile, non l'ho mai pensato. L'ultimo versetto è questo: come potete credervi saggi soltanto perché avete la legge del Signore, dal momento che gli stessi vostri maestri l'hanno completamente falsato? Quindi la domanda? Come mai Geremia racconta un Dio, un Elohim diverso? Spiego subito.
perché Geremia scrive quando c'è al tempo di Reggio Sia, 622 a.C. circa, si instaura una riforma religiosa nella quale si fa in modo di far scomparire quel tipo di sacrificio e si fa in modo addirittura di cancellarne la memoria, per cui i sacrifici dei bambini vengono sostituiti dagli agnelli e poi gli agnelli verranno sostituiti da denaro, perché questo è più comodo per i sacerdoti. No, è più comodo ricevere soldi. Per cui nel momento in cui si cerca di far passare questa riforma religiosa partono quel tipo di indicazioni fra virgolette profetiche, cioè come dire io non l'ho mai detto, no? Per dire al popolo non fateli perché non vanno bene. Ezechiele 20:25. Poiché non eseguirono i miei comandamenti, rifiutarono i miei decreti, profanarono i miei sabati e rivolsero gli occhi agli idoli dei loro padri, io stesso, Yahweh, diedi loro decreti non buoni e leggi che non danno la vita. Li contaminai con le loro offerte, facendo passare per il fuoco ogni primogenito. Cioè è lui stesso che dice che l'ordine di bruciare i primogeniti l'aveva dato lui. Questo però è scritto prima. Quando arriva poi la riforma religiosa, si fa in modo di far dimenticare anche quello. Il fatto che facevano sacrifici umani e che li bruciavano i bambini. Ok? Sì. La signora là. A me è una curiosità. Lei nelle sue tesi, nelle sue analisi, affronta il Vecchio Testamento in modo particolare, riportandolo a questo che è, diciamo, la storia degli eroi e non di un vero Dio spirituale o creatore dell'universo. Però la Bibbia, il Vecchio Testamento, fino all'anno zero in cui nasce Cristo, allora questa sua tesi, questa sua analisi, spiegata letteralmente, e diciamo, comprendendo ciò che essa dice, io qui, io ti so. Però dall'anno in poi, perché Cristo non rientra in questo programma del Vecchio Testamento, potrebbe essere un sapore, potrebbe essere un più nuovo, non malissimo, del periodo, la storia si ferma. Voglio dire, dal momento in cui la sua tesi rimane in vigore fino all'anno zero, poi di questi eroi che cosa c'è ancora? C'è oltre la Bibbia, abbiamo qualche altro testo o qualche altro libro storico che ci possa dare ulteriori informazioni riguardo alla loro presenza e i loro progetti futuri? Allora, qui la domanda è molto interessante, nel senso che voi mi ricordate di parlarvi dei, se avete voglia, interrompiamo quando volete. Poche domande. Ah, sono domande. E per fortuna. Dopo il periodo dell'esilio babilonese, cioè diciamo tra il V e il IV secolo avanti Cristo, succede un qualcosa, ma non succede soltanto in Palestina. Succede un po' dove c'erano le grandi civiltà nel mondo. Inizia un processo di, diciamo, spiritualizzazione o di introduzione di una nuova chiave di lettura dei testi antichi. Questo avviene con la casta sacerdotale in, diciamo, con la Bibbia. Questo avviene per esempio nei testi indù con induismo, buddismo e jainismo. Jainismo qui in Occidente non se ne parla perché non piace tanto, cioè mentre l'induismo e il buddismo alla fine hanno delle risposte consolatorie, il jainismo no, quindi meglio lasciarlo stare. Contemporaneamente in Cina Lao Tse e Confucio, per cui i testi antichi, che man mano che li si studia rivelano sempre di più una loro possibile vera essenza di testi tecnici, tecnico-scientifici, vengono letti in chiave spiritualista, e questo avviene in contemporanea. È un po' come se fosse partito una sorta di disegno, di sperimentazione di una nuova forma di controllo di questi animali che siamo noi da tenere dentro recinti, e sono stati creati questi recinti che si chiamano religioni, ciascuna con le caratteristiche adatte alla storia e alla geografia del posto in cui si sono sviluppate, meglio, del posto in cui le hanno sviluppate. Da quel momento in avanti quei signori lì
si sono come arretrati e hanno dato l'incarico ad altri di governare per conto loro. Faccio un esempio sul discorso delle, un esempio semplice sul discorso delle applicazioni pratiche. Se io vivo in Medio Oriente e magari pratico il nomadismo non soltanto stagionale ma addirittura annuale, per cui parto, vado via per anni, poi ritorno e trovo quel tipico deserto lì sempre uguale a se stesso, no? Cioè le rocce con la sabbia, nulla che cambia, allora mi diventa facile pensare alla immutabilità di un Dio eterno. Se invece vivo in India, dove mi alzo al mattino e vedo un fiore che nasce, al pomeriggio già si chiude e alla sera è già quasi marcio, penso alla immutabilità di tutto ciò che esiste. E quindi qui ci sono le differenze tra le varie religioni. Le religioni, questo è un esempio semplice ma giusto per far capire, le religioni si sono rivelate il sistema di controllo più efficace mai immaginato nella storia dell'umanità. Perché? E questo lo dice anche Dentsin Gyatso, l'attuale Dalai Lama, che sarebbe la sua 14ª rinascita. E lui ha già detto: quando io muoio, non cercatemi più tra i bambini, fate come fanno le altre chiese, cercate tra gli anziani e nominate uno di loro come mio sostituto, perché forse sa come stanno le cose. Lui dice: tutte le religioni sono state elaborate per dare all'uomo la risposta alla madre di tutte le angosce, che è la paura della morte. L'uomo vuol sentirsi dire che non morirà. Allora, da una parte ti viene detto che risorgi, dall'altra ti viene detto che risorgi con la carne, dall'altra ti viene detto che non muori ma che in realtà rinasci, rinascita buddista, che è una cosa diversa dalla reincarnazione induista, sono proprio due cose completamente diverse. Quindi da una parte non preoccuparti, rinasci, dall'altra parte non preoccuparti, ti reincarni, dall'altra parte non preoccuparti, vivi di nuovo con la tua carne, dall'altra parte vivi in spirito. Tant'è che l'attuale Dalai Lama, persona molto intelligente, dice: quindi è inutile abbandonare la religione nella quale si è nati per abbracciarne un'altra, perché non si fa altro che aggiungere frustrazione a frustrazione, cioè una sconfitta a un'altra sconfitta. Stai lì dove sei. Se hai bisogno della risposta alla paura della morte, la tua religione te la dà, non preoccuparti. Ed è per questo che le religioni vivono da 2500 anni. Perché? Perché proprio in grazia di questa risposta alla madre di tutte le angosce, la gente al governo delle religioni si affida spontaneamente. Nessuna dittatura militare riuscirà mai a governare più di qualche decennio. Perché se io sono sotto una dittatura militare, vivo quotidianamente con la speranza che prima o poi prenderò quel mitra e lo girerò contro di lui. Invece alla religione mi affido spontaneamente perché mi dà le risposte che mi voglio sentir dare. Quindi questa roba qui, partita in contemporanea, negli stessi secoli, nelle varie zone del pianeta, mi sa tanto di un qualcosa di ben pianificato a tavolino. Da chi dice: adesso questa massa di animali intelligenti la controlliamo così. Adesso forse siamo di nuovo in un periodo di cambiamento, perché si parla molto di nuovo ordine mondiale, quindi come una sorta di nuova religione laica, come se è un qualcosa che dovesse arrivare, ma in realtà c'è già, perché ha già anche i suoi dogmi. Uno dei dogmi si chiama democrazia, che è un'illusione, cioè nel senso. L'altro dogma si chiama libero mercato, che è un'altra illusione, perché noi compriamo quello che loro decidono che noi dobbiamo comprare. Cioè noi siamo sempre chiusi dentro dei recinti. Delle televisioni. Esattamente. Quindi in realtà, come dire, forse si è già iniziato a instaurare, no, perché c'è gente che dice: ah, poi arriverà il nuovo ordine mondiale. No, c'è già, signori, c'è già. E quindi probabilmente questa religione laica sostituirà le altre che forse hanno finito il loro, almeno alcune stanno finendo il loro compito. Ok? Adesso forse non serviamo più, cioè, o meglio, forse siamo già anche in troppi, nel senso che siamo sfuggiti numericamente, e perché siamo. Sì, perché siamo sfuggiti anche numericamente? Perché proprio siccome noi siamo, con ogni probabilità, facciamo finta, stati creati
artificialmente con dei colpi di acceleratore rapidissimi negli ultimi 300-400 mila anni, la natura, a differenza degli altri esseri viventi, con i quali ha operato con i tempi normali, non ha avuto il tempo per creare per noi competitori. Tant'è che noi siamo un cancro che si sviluppa senza controllo, come una cellula cancerogena impazzita. Perché? Perché noi non abbiamo i competitori e noi, attraverso questo insomma, dono delle intelligenze che poi usiamo a modo nostro, riusciamo comunque a dominare tutto il resto. Quindi questo fa pensare che noi siamo sfuggiti probabilmente dal controllo. Però in ogni caso ci sono questi sistemi, uno, sistema finanziario descritto nella Bibbia, tra l'altro nella Bibbia è descritto anche il 20%. Cioè se voi davate il vostro bene al demanio, che vuol dire al tempio, cioè che era il bene dello Stato, la valutazione, per esempio una casa, la valutazione, c'è scritto chiaramente così, la fa il sacerdote e la valutazione non è contestabile. Cioè io do la mia casa, il sacerdote gli dice vale tot. Se la rivuoi indietro, dai il valore della casa più il quinto, cioè più il 20%. Cioè persino l'IVA. Capite? Cioè, è tutto lì. Perché è interessante che capire la Bibbia? Perché si capiscono le radici del mondo in cui viviamo, che sono lì. Sono lì. Come no? C'era un Elohim donna che, poi questa la tagliate, che trombavano con gli umani, quindi. Sì, sì. Nefertiti potrebbe essere uno di questi Elohim. Ah, potrebbe. In Anna, Ishtar, quella lì era una che volava e trombava molto. Parzialmente la risposta era molto legata alla domanda del Signore, quindi sul fatto che le religioni siano essenzialmente non siano fatte dagli uomini, programmate dagli uomini, ma siano fatte dai creatori, insomma. E rispetto alle religioni più vicine a noi, che sono quelle monoteiste, rispetto al Corano, quindi all'Islam in particolare, leggendo i testi sacri, quindi la Bibbia, i libri ebrei e il Corano mi sembra più un ebraismo riformato di qualcosa che è afferente. Sì, perché la radice è la stessa, sì, infatti. Il Dio è sempre quello che loro chiamano perdonatore, però è sempre questo incazzo in continuazione. E molto diverso da Cristo, che invece, almeno sulle scritture, non so nella realtà, ma almeno sulle scritture era insomma. Ma difatti loro stessi dicono che è una sorta di evoluzione, nel senso che Cristo era il penultimo dei profeti, poi è arrivato Maometto che ha portato a ulteriore compimento. Lo rifiutano il Messia, lo superano dal punto di vista religioso, perché mentre il cristianesimo vorrebbe essere fallace in quanto ispirato, loro dicono questo è proprio dettato, quindi è l'ultimo, non si può cambiare più, quindi esatto. E però recuperano anche tutta la discendenza da Giacobbe e da Abramo in poi, perché richiamano tutti nel Corano, chiamano tutti gli umani, gente nostra. Quindi sembra un ebraismo riformato, non capisco perché non fanno così con gli ebrei, insomma, di tutto come gente. E in realtà se fosse sempre lui? Sì, dunque, forse era la sua prima, sì. Ah, sì. Dunque, diciamo questo, siccome noi non sappiamo chi l'ha scritta la Bibbia potrebbe essere, cioè non potrebbe, è stata scritta da decine, forse centinaia di persone, e quindi chi ha scritto quei passi lì l'ha scritto in funzione di quello che si pensava in quel momento lì. Adesso viene fuori tutto il discorso della terra piatta. Io onestamente ho visto alcuni dei documentari, alcuni fatti anche molto bene, e non sono andato a fare verifiche, anche se ascoltandoli ci sono delle cose che non mi tornano. La sensazione mia, quindi la do come sensazione, quindi poi la butti via subito, che mi paiono arrivare dallo stesso ambiente da cui arrivano i documentari perfetti fatti dai creazionisti. La stessa mia impressione.
Cioè, nel senso che se uno, senza sapere nulla, guarda un documentario dei creazionisti, dei neocreazionisti, è perfetto. Cioè, analizzano tutti i fossili, eccetera, per cui uno esce di lì con la convinzione che la creazione è stata fatta 6.000 anni fa. I dinosauri c'erano 6.000 anni fa, mi sembrano arrivare da... Perché, per esempio, alla fine di uno dei... forse del documentario più bello, che parla della Terra piatta, c'è proprio questa frase qui che mi ha colpito, che dice, ah, ti hanno sempre fatto credere che l'uomo è una nullità messa su un puntino, un granellino sperso nel... Invece l'uomo è il centro di tutto. E quindi mi pare che, come i documentari dei creazionisti, anche questa nuova tesi della Terra piatta sia finalizzata a ripresentare una visione teista antropocentrica. Però, ripeto, gliela do come impressione da buttare via, perché è un'impressione, perché non ho fatto tutta una serie di verifiche, faccio altro, e su tutta una serie di affermazioni che ho ascoltato in quei documentari, che però a sensazione non mi tornano. Molto ben fatte, ma sai quando uno dice no, aspetta un attimo perché qui mi pare che, ecco, ok? Sì, facciamo la signora che non ha ancora parlato. Sì. Una domanda forse stupida, ma la salvezza dell'umanità riportata nell'Apocalisse di Giovanni, rivelazione, come la dobbiamo considerare? Facciamo così. Io ritengo che l'Apocalisse di Giovanni, che è una delle tante Apocalissi scritte a quel tempo, e poi è stata scelta quella per mettere nei testi canonici, mi pare un testo in codice scritto allora per le nascenti chiese cristiane e metterle in guardia dal grande nemico che poteva essere rappresentato dall'impero romano. Ne faccio un esempio. Si fa un gran parlare del 666, il numero della bestia. 666 è la trasposizione numerica del termine greco Caesar Nero, cioè l'imperatore Nerone. In papiri più antichi, da quelli da cui è ricavata l'Apocalisse che leggiamo noi, tipo il papiro di Ossirinco, non c'è il 666, ma c'è il 616, che è la trasposizione numerica di Caligola, che, come si sa, è stato imperatore prima di Nerone. Un po' come dire che quando c'era Caligola lì c'era scritto 616, quando è arrivato Nerone hanno scritto 666, sempre per identificare con un numero il grande nemico della bestia, cioè la Roma, la nuova Babilonia, ok? Dopodiché, il fatto che magari in quel momento potessero attendere una sorta di rivelazione finale, quindi con questa grande salvezza che non riguarda soltanto i 144.000, no? Perché se si legge lì l'Apocalisse 144.000, poi basta leggere i versetti immediatamente successivi, c'è scritto che il numero dei salvati non è contabile, talmente sono tanti, ok? Quindi il discorso di 144.000, vabbè, serve a qualcuno per dire rientra nei 144.000, va bene, ma non ce n'è bisogno, non ce n'è bisogno. Tra l'altro qui c'è una roba sulla tribù di Dan, non so. E quindi, insomma, io la vedo più che come un discorso di una profezia proiettata in un futuro lontano, lo vedo come un qualcosa che era atteso in quel momento lì. Lo stesso Gesù diceva non passerà questa generazione. Ora, io capisco che poi i teologi dicono ah, per generazione, no, per generazione lui intendeva quella, tant'è che quando lui manda i suoi a predicare gli dice voi non finirete neppure i paesi, i centri abitati di Israele prima che queste cose accadano. Quindi lui stesso sperava, sbagliandosi, che il tutto sarebbe avvenuto negli anni immediatamente successivi, tant'è che nella didattica, tant'è che nella Didache, che sono i testi insomma i primi testi dei cristiani, c'era un'invocazione in aramaico che era Maranatha, che vuol dire dai vieni subito, adesso. Cioè lo aspettavano in quel momento lì, da un momento all'altro, non un qualcosa di proiettato nel futuro. Per questo vivevano in un certo modo, per questo Paolo è stato costretto a inventare la risurrezione della carne, perché non sapeva più che risposte dare e quindi si è inventato la risurrezione della carne, perché gli dicevano Paolo, ma noi lo stiamo aspettando da un momento all'altro, questo non arriva. E quelli che muoiono?
risorgeranno anche loro nella carne, quindi saranno uguali a tutti gli altri. Va bene. Grazie, grazie. Pubblico, io chiamo ancora un momento i due relatori.